I lavori nell'avio del rabbia e dell'olio stanno procedendo celermente e non si sono mai fermati nemmeno nelle giornate più difficili di maltempo. I due cantieri, indipendenti tra loro, hanno compiti molto ben individuati e sono seguiti passo passo dal sindaco di Sonico in prima persona e del suo incaricato, il consigliere comunale Mirko Gelmi, tecnico di cantiere e esperto in movimenti terra. L'impresa che sta lavorando qua è la Vecchione Potenza. Stanno lavorando, lavorano 3-4 settimane prima di scendere giù in bassa Italia e lavorano continuamente fino a sabato sera. Stanno scavando per sotterrare dei massi enormi di 20-25 metri cubi da sotterrare in alveo per tenere un po' anche l'alveo del fiume, siccome che sotto c'è tanta roba fine. Li mettiamo a filo dell'alveo che tiene un po' anche il materiale, perché sono stati portati dall'ultima piena del 28 agosto. Qua in alveo della Varrabbia c'è da spostare ancora circa 600-700 metri cubi di materiale, poi l'alveo della Varrabbia verrà finito. Mentre lavoreremo sotto con le altre macchine a rimuovere i sassi lasciati indietro e l'ultima parte del materiale che c'è. Qua stiamo lavorando con due scavatori e quattro camion, di cui un dumper, che porta circa 20-22 metri cubi a viaggio. Questa impresa sta lavorando molto bene e sta portando avanti il lavoro nei termini che avevamo prestabiliti. Andando avanti così, secondo me, arrivano con un anticipo di un mese e mezzo. Grazie agli accordi bonari condotti tra l'amministrazione comunale di Sonico e i proprietari di terreni in sponda idrografica ad est del Rabbia, una volta terminata la rimozione del materiale, la nuova area di stoccaggio verrà spianata e diventerà un grande prato, in analogia a quanto avvenuto con il primo grande intervento in alveo tra comune di Sonico e Malonno.